Sul traguardo di Valle Castellana ha vinto il più forte di tutti, il trionfatore degli ultimi due Tour de France, Jonas Vingegaard. L'attacco del danese sulla salita di San Giacomo, alle sue spalle sul traguardo nello sprint secondo Juan Ayuso davanti a Jay Hindley, vincitore del Giro d'Italia del 2022. Era impossibile tenere Vingegaard in salita, Juan? Oggi sì, la sua squadra ha fatto un lavoro perfetto giusto prima del suo attacco. Bentullet ha posto un ritmo che quasi nessuno riusciva a stare a ruota e quando ha partito lui lo che si è visto, no? Era impossibile andare con loro. Alla fine su di voi è rientrato anche Isaac, ha fatto un gran lavoro per te, sei contento di questo secondo posto? Esatto, Isaac è entrato e io penso che dopo Vingegaard oggi è l'uomo più forte è Isaac. Secondo te domani si può fare qualcosa o per la Tirreno è un po' complicato per il primo posto? È complicato perché lui è in forma e penso che domani è similare a oggi e se c'è le gambe di oggi è quasi impossibile. Però proveremo a andare per l'etappa e magari anche del Toro poi andare al podio. Ti chiedo un'ultima cosa, quando vedremo Juan Ayuso al Giro d'Italia? No voglio dire un anno, però sicuro che è pronto. Quando tornerà in Italia per il Giro d'Italia? Ora non lo so, vedremo in futuro. Gianni Bugno ha vinto il più forte, il vincitore degli ultimi due Tour. Sicuramente sì, era il favorito numero uno, ha dimostrato che è in condizione di quella Tirreno Adriatica per vincere e oggi ha dimostrato quali sono le sue intenzioni. Bastati pochi chilometri della salita di San Giacomo per mettere le cose in chiaro. Sì, ha iniziato subito la sua squadra a lavorare fin da inizio della salita, poi lui ha fatto la differenza e ha guadagnato più di un minuto su questo negli ultimi 25 chilometri. Che tappa è stata? Una tappa molto interessante, bella e combattuta.